Amici miei, voglio condividere con voi una piccola gioia. Fly, da quando siamo rientrati dalla clinica, lunedì sera, è sempre rimasto sul fondo della gabbia. Questa mattina, alle prime luci dell'alba, Fly è salito sul posatoio. Io anche questa notte ho dormito a fianco a lui e quando l'ho visto sul posatoio è stata una forte emozione, non credevo ai miei occhi. Vi giuro, sto tremando mentre scrivo. Chiaramente ha ancora difficoltà a rimanere in equilibrio per il trauma della pietra ricevuta e soprattutto della caduta da più di 6 metri. Fly è un piccolo guerriero, le vostre preghiere sono state ascoltate, speriamo sia l'inizio di una ripresa. Vi giuro, non riesco più a dormire. Davanti ai miei occhi ho sempre quella scena di violenza e crudeltà inspiegabile e ingiustificata da parte di quel soggetto che lo prendeva a sassate e che adesso gira libero, mentre Fly lotta per vivere. Purtroppo il reato per il maltrattamento di animali ha pene ridicole, qualche mese di carcere che non sarà mai scontata o di una multa che non sarà mai pagata. In uno stato civile non può un tale soggetto essere lasciato a piede libero e magari continuare a maltrattare altri animali o persone, mentre il mio Fly sta soffrendo. Lui va girovagando senza aver visto per un solo minuto il carcere. Servono pene più aspre e un maggiore controllo del territorio. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore per la vostra solidarietà.